Ed eccoci qui, Rezzi, andiamo avanti con il parlare di notizie delle calabresi. Ho fatto un video prima molto molto lungo in cui volevo parlare anche di queste notizie nella mia idea originaria, però poi è uscito di 20 minuti e non potevo andare avanti, se no ne parlavo altri 20. Facciamo questo video qui a parte, penso uscirà anche nel giro di poco tempo dal video in questione. Adesso parliamo sempre di notizie perché partiamo stavolta dal Crotone. Tante tante notizie di mercato, sicuramente in uscita, perché in uscita si fanno nuovi nomi di calciatori che potrebbero lasciare Crotone, e nello specifico questi nuovi calciatori che potrebbero lasciare sono Odei, che non ha convinto per niente, nonostante si parlasse molto bene di lui, nonostante sia molto giovane, di ottima prospettiva, bravo anche nel dribbling, però è un calciatore che egoista molto spesso, che ha un tiro rivedibile e che deve migliorare su tantissimi aspetti. Il Crotone ha il tempo per aspettarlo? Non tanto, non tanto, e Odei sembrerebbe essere in uscita proprio perché non ha convinto per quanto ci aspettava, perché comunque abbiamo preso all'ultimo minuto in realtà, è il colpo last minute del Crotone. E io ero anche contento nel momento in cui è arrivato perché mi aspettavo comunque cose positive da parte sua. In realtà questo non è stato praticamente mai fatto. Non ha mai convinto, anche a parte che poi ha giocato pochissimo, perché da titolare forse ha fatto una partita da titolare. È sempre andato all'80esimo, al 90esimo, al 60esimo, non è che possa fare chissà che, però evidentemente ci sarà un motivo se entra sempre così tardi. Potrebbe quindi terminare il prestito e tornare a Sassuolo. Vediamo un po'. Un altro calciatore in uscita è Giannotti, che onestamente non so se mandare via, perché si parla di un possibile prestito in Serie C per farlo crescere e giocare con più continuità. E sono d'accordo. In realtà sarei più d'accordo per una cessione in questo senso di Mondoni che Visentin, che sono giovani che non giocherebbero mai perché non sono secondo me a livello attualmente della categoria, ma essendo nostri vanno fatti giocare e valorizzare. Quindi mandiamoli in prestito, sono d'accordissimo. Però Giannotti, Rezzi, ha fatto bene, cioè Giannotti non ha fatto male quando è chiamato in causa, anzi, diverse prestazioni anche nell'ultimo periodo secondo me di livello, però se la società valuta di volerlo comunque far giocare con più continuità e per questo si cede, sono d'accordo. Però onestamente per le prestazioni fatte io lo terrei anche Giannotti, c'è un'arma comunque in più importante, però se mi venite a dire guarda, noi lo vogliamo cedere perché così gioca di più, va bene. Se mi dite così sono d'accordo, però onestamente per le prestazioni fatte io lo terrei anche Giannotti, devo essere completamente sincero. E detto come sono poi sempre, perché non è che debba sparare, cioè dire falsità. Detto questo, per quanto riguarda invece la questione delle entrate, c'è da comunque parlare di due nomi nuovi. Uno è in realtà in concorrenza con un'altra calabrese che sembrerebbe essere più vicina in questo momento, ed è Liotti, terzino classe 94, in uscita dalla Regina per motivi che sfuggono umana comprensione, perché Liotti è un calciatore che a me piace molto, ma che reputo, cioè, per me può giocare titolare in Serie B, può giocare titolare, non capisco perché né Aglietti né Toscano lo vedano, onestamente boh. Fatto sta che è in uscita, tante squadre sono su di lui, tra cui anche il Crotone di Modesto, che potrebbe pensare a rafforzare la fascia sinistra che attualmente vede solamente Sala, considerando che Molina va via, ma di ruolo c'è solamente Sala da quella parte. Ecco, potrebbe essere un'aggiunta importante anche perché Liotti in un 3-4-3 non lo vedrei neanche troppo male, anche se onestamente in un 3-4-3 forse lo vedrei più come esterno alto, piuttosto che come quarto di centrocampo a sinistra, più come esterno alto, perché io Liotti, ripeto, lo vedo se da terzino è sprecato, perché è un calciatore che ha propensione offensiva, è un calciatore che deve stare nella metà campo avversaria, cioè da terzino è sprecato, è vero che può crossare e arrivare sul fondo, però da terzino, che molto spesso capita che stia nella nostra metà campo, è sprecato, per cui va fatto giocare più avanti. E quindi dovesse arrivare, io spero più che vada a Cosenza, perché secondo me è più funzionale al progetto Cosenza, però dovesse arrivare in un 3-4-3 esterno alto a sinistra. Anche se non è quel tipo di esterno che il Crotone vuole, è un esterno molto statico che salta poco l'uomo, statico nel senso che salta poco l'uomo, quindi non è quell'esterno che serve forse al Crotone, perché a noi in quella fascia lì abbiamo Yu, sì, abbiamo Kalkbo, scusate, tutti tranne Kalkbo ho detto,
Abbiamo Kargbo che è uno che salta più l'uomo, è più imprevedibile, Liot non è di questo tipo. Nome per quanto riguarda però anche il centrocampo. Si parla infatti di Valzania. Valzania, centrocampista classe 96, attualmente in prestito alla Cremonese, ormai sono 20 anni che è in prestito alla Cremonese, Valzania saranno 3 stagioni almeno che l'Atalanta lo manda alla Cremonese. È un centrocampista che quest'anno non ha convinto molto, anche per vedere la concorrenza abbastanza importante, perché a centrocampo la Cremonese, ragazzi, c'ha fagioli su tutti, ma possiamo andare a citare tutti, che sono tutti calciatori. La Cremonese, ve lo dico, è la squadra che a me piace di più della Serie B, perché ha una qualità, ha nella rosa una profondità nella rosa veramente invidiabile, e a me piace tantissimo per le individualità che ha in rosa, e anche per come Pecchia poi li fa giocare, perché l'ho viste tutte le partite del Cremonese contro le Calabresi, ha sempre fatto prestazioni importanti. Ma al di là di questo, Crotone che segue su Valzania, che potrebbe essere in uscita, potrebbe quindi tornare a Bergamo per poi essere girato in prestito, magari ci casca. A me ragazzi Valzania piace tantissimo, ve lo dico, è un calciatore che per la categoria è importante, per obiettivo salvezza ancora di più. Se lo riusciamo a ritrovare dal punto di vista mentale, perché un po' sta soffrendo questo in questo inizio di stagione, per me qualitativamente parlando non si discute, ragazzi. Valzania qualitativamente parlando non si discute, un ottimo calciatore, a qualità, a centrocampo sarebbe importante, anche perché ha un buon fisico e è anche completo come centrocampista, ci servirebbero come lui. E magari ci cascasse, ragazzi, sia l'Atalanta che Falzania a venire a Crotone, io onestamente lo vorrei, perché è un calciatore che a me piace e per caratteristiche ci potrebbe anche stare a Crotone, anche se per il modulo bisognerebbe un po' vedere, però se si riesce ad incastrare in rosa può fare assolutamente bene, un calciatore da Serie B a mani bassissime. E proseguendo però c'è da parlare anche un po' di Cosenza principalmente, però voglio vedere se parliamo di Regina anche. No, parliamo solamente di Cosenza. Ecco, in casa Cosenza tantissime notizie di mercato. In uscita, nuovi nomi in uscita. Allora, Del Favero in porta, che ormai è su piede di partenza, potrebbe essere sceso il prestito perché non ha mai trovato spazio per vedere l'infortunio inizio anno. Per vedere l'infortunio occorso inizio anno e giustamente va fatto tornare alla Juve. Speriamo che venga fatto il prima possibile, anche per liberare uno slot portiere eventualmente da poter ricoprire, con un portiere che almeno possa essere convocabile. Inoltre in uscita ci sarebbe anche sì terzino che potrebbe tornare a Salernitana, visto che lui è in prestito dalla formazione campana, anche se bisogna vedere a Salernitana se verrà comunque escluso o meno dalla Serie A, anche se non credo onestamente. Sì, comunque non ha convinto per niente, soprattutto inizio anno in cui giocava con continuità con Zaffaroni, tantissime prestazioni al di sotto delle aspettative. Ha convinto poco, un calciatore che purtroppo attualmente non è a livello, almeno per le prestazioni fatte, non è a livello della categoria, quindi potrebbe essere in uscita e non sarei d'accordo sostanzialmente. E Yango, altro calciatore in uscita, sarei un po' meno d'accordo, perché è un centrocampista che per caratteristiche ci serve, ma è l'unico mediano di rottura che abbiamo in squadra. Cazzo, non lo facciamo giocare, cioè io veramente non capisco il perché su Yango non ci sia mai puntato. È l'unico giocatore di interdizione che abbiamo, che ci serve a centrocampo, perché abbiamo, se noi facciamo un centrocampo a due leggero, non si può fare un centrocampo leggero, non è sostenibile per la difesa avere un centrocampo, cioè non puoi tu, cioè a gennaio serve per forza prendere un calciatore che abbia caratteristiche di interdizione, perché non si può avere un centrocampo a due leggero con due registi sostanzialmente, perché consegna il centrocampo agli avversari sempre. E è normale che poi le partite va in difficoltà, che la squadra intera vada in difficoltà. Per cui serve un calciatore, secondo il mio punto di vista, che sappia fare bene la fase di interdizione, un centrocampista fisico che sappia rubare palloni. E Yango ha queste caratteristiche, ma perché non si fa giocare? Io onestamente non l'ho mai capito, ma anche perché mi ricordo una volta è entrato in una partita, non mi ricordo quale, ma è entrato e ha fatto anche bene, ma io non capisco perché non si faccia giocare. Magari non si allena bene, non ha le giuste motivazioni, non lo so, ma onestamente boh, è un'incognita, ma perché avrebbe le caratteristiche giuste per poter essere messo in quel cazzo di centrocampo al quale serve un centrocampista di quelle caratteristiche, e non lo si fa giocare. L'unico che abbiamo con quelle caratteristiche lì non si fa giocare. Io boh, non ho mai capito
la questione Yango. Speriamo che venga risolta a sto punto. Terminiamo il prestito se non ci crediamo, ma sarebbe però un calciatore con le sue caratteristiche. E perché non lui? Vabbè, altro calciatore in uscita è Ballocchia, che ha trovato certamente più spazio rispetto a Yango e anche a Del Favaro, ovviamente. Sì, ha giocato abbastanza in realtà. Comunque Ballocchia non è che abbia convinto particolarmente, anche lui un po' acerbo per la categoria, diverse volte subentrato, ma sì, buon fisico, non male, ma ripeto, un po' acerbo. Essendo che è nostro, di nostra proprietà, giusto secondo me, così come per il Crotone, valorizzarlo e mandarlo a giocare in C per farlo giocare con continuità. Quindi è una soluzione che io adotterei subito, onestamente. E proseguendo però c'è da parlare di entrata a questo punto, perché si fanno tantissimi nomi. Per quanto riguarda la difesa, è praticamente fatta per Hristov. Ritorno per lui sarebbe questo, considerando che ha giocato proprio con Occhiuzzi in realtà, per una parte comunque di stagione, difensore centrale classe 99, che quindi è anche under, quindi meglio così perché arriverebbe anche un under e non dovrebbe neanche essere messo in lista over. Difensore che arriverebbe dallo Slavia Sofia, e in realtà Cosenza è sempre stato un oggetto misterioso perché non era male, onestamente, cioè qualche anno fa non era male Hristov, solo che nessuno ci ha mai puntato e adesso comunque Goretti, visto che evidentemente non c'è neanche tanta altra alternativa, vuole ritornarci sopra. Ripeto, sembrerebbe essere fatta. Vediamo, io onestamente sono fiducioso nei suoi confronti, non è ovviamente ufficiale, però chissà, potrebbe far bene. Un altro difensore però che interessa alla formazione di Mister Occhiuzzi è Dallemura, difensore classe 2002, attualmente proprio alla Cremonese di cui abbiamo parlato in precedenza, ma che sta trovando poco spazio perché la Cremonese per il reparto difensivo punta più sull'esperienza. A Cremona gioca poco, potrebbe quindi tornare a Firenze per poter essere girato in prestito in B. Dallemura è un giocatore adesso importante, si parlava addirittura a inizio anno di una possibile permanenza con Italiano a Firenze, cioè Italiano stava valutando di tenerlo addirittura in prima squadra alla Fiorentina per giocare la Serie A. È un difensore comunque fisico, uno dei migliori profili del campionato di primavera 1 di 2 anni fa, a Reggio Calabria. Onestamente a me non è mai no, mai dispiaciuto, no, era certamente un difensore che doveva lavorare molto, perché talvolta perdeva la posizione in campo, non la teneva bene, talvolta qualche volta perdeva la marcatura, in fase di impostazione da migliorare, però essendo anche mancino e a noi comunque serve un difensore mancino da piazzare sul ceto sinistra, mi riferisco al braccetto di sinistra comunque di una difesa 3, ma Dallemura ragazzi non è male, bisognerebbe un attimo vedere come può interpretare la difesa 3, perché lui penso non abbia mai giocato con una difesa 3, almeno Reggio Calabria ha sempre giocato in una difesa 4, quindi è un po' diverso. Però onestamente io ci punterei, è un under, è di prospettiva, quindi continueremmo quella linea dei giovani che abbiamo tracciato inizio anno. Per me ragazzi può fare bene, non è un calciatore scarso, non è scarso assolutamente. È magari un po' acerbo, un po' giovane, ma non è scarso. È un giocatore su cui io punterei. Su chi non punterei invece è Bianchi, attaccante classe 2001 di proprietà del Genoa, che sembrerebbe essere uscita perché anche lui deve trovare spazio visto che è giovane e vuole giocare con più continuità. Giocatore anche qui under, di cui si parlava in realtà già al Cosenza nel mercato estivo, non è mai arrivato, potrebbe arrivare a gennaio. Onestamente un profilo che non mi convince. Potrebbe poi fare benissimo, non lo so, però io punterei su altro. Punterei su altro perché per l'attacco serve qualcuno di. Serve, ragazzi, per l'attacco, che è il nostro più grande problema, serve qualcosa di concreto. Serve un giocatore che dia concretezza all'attacco, che sappia veramente segnare. Bianchi è una scommessa, in attacco non servono scommesse. Allora, in difesa mi può prendere anche una scommessa. Io perché vi dico Dallemura va bene? Perché è una scommessa. E per la difesa mi va bene che prendi una scommessa, ma per l'attacco, che è un reparto che devi migliorare, non puoi andare su una scommessa. Secondo me bisogna prendere una certezza, poi non è una semicertezza, chiamiamola così, che significa un calciatore di categoria. In questo senso si parla di Falcinelli,
giocatore che a me piace tantissimo, che io vorrei rivedere romanticisticamente parlando al Crotone, perché per una questione di romanticismo lo vorrei vedere al Crotone, ma è un giocatore che ha fatto il suo exploit in Calabria con la maglia rosso-blu, a Crotone ovviamente, in Serie A, ha fatto 14 gol, 13-14 gol, ha fatto benissimo. Poi è tornato a Bologna, ha fatto male, è andato a Perugia in B, ha fatto male, è andato in Serbia con lo Stella Rossa, ha fatto male, è tornato al Bologna quest'anno, sta giocando pochissimo, se non nulla, e quindi è in uscita. Per di più è in scadenza, per di più è in scadenza, per cui un Cosenza o comunque una squadra interessata lo potrebbe prendere a zero. E questa sarebbe una svolta per un calciatore che è comunque nel pieno della carriera, che se si riescono a dare a lui le giuste motivazioni, ragazzi, potrebbe fare molto bene. Il gol nelle vene ce l'ha. Se si riescono a dare le giuste motivazioni e riesce ad esprimersi al massimo, Falcinelli è fortissimo. Falcinelli è fortissimo, lo ha dimostrato. Per cui bisogna riaccendere lui quella fiammella che è adesso semispenta, e se si riesce a prendere a zero, così come si potrebbe fare perché è in scadenza, perché non si profila un rinnovo all'orizzonte col Bologna per lui, quindi si potrebbe prendere a zero. È vero che percepisce uno stipendio molto molto importante, questo è vero, l'unico nodo sarebbe l'ingaggio, però se Falcinelli è disposto a tagliarsi un po' di ingaggio per rimettersi in carreggiata, rimettersi in corsa e in una bella sfida come quella di Cosenza, riuscire a fare bene, allora lì ci si può anche pensare. A me piacerebbe perché lo reputo un ottimo attaccante, deve ritrovarsi, e perché non può farla Cosenza? Ovviamente con un taglio dello stipendio, perché percepisce una fracca di stipendio per le casse del Cosenza, però riducendosi lo stipendio secondo me può fare bene. Quindi, cioè, non che sia una conseguenza, però può venire e fare bene. Questa è la mia opinione. Io ce lo vedrei bene a Cosenza. Vediamo. È un attaccante comunque importante che deve per la sua carriera crearsi una dimensione che lo coccoli, che gli permetta di esprimersi al massimo. Speriamo possa essere Cosenza. L'ultimo nome di mercato, in realtà ne parlo velocemente perché ne abbiamo già parlato, cioè Varela. È stato classe 98 del Gladieto, squadra del campionato di Serie D, Girone H. Sta facendo un ottimo inizio di stagione con la squadra. Con il Gladiator, per cui il Cosenza ci starebbe pensando, ma in realtà da tempo, ne abbiamo parlato in realtà qualche settimana fa. Comunque è uscito fuori ancora questo nome, potrebbe essere in realtà un colpo che ovviamente non è per la Serie B di quest'anno, ma che potrebbe essere anche in prospettiva. Per quanto riguarda invece il Catanzaro, diverse notizie di cui parlare, al di là dei rinnovi, di cui parlerò solamente quando arriverà l'ufficialità, perché non sto qui a parlare dei rinnovi, comunque sono vicini diversi rinnovi, ma ne parleremo. Parliamo adesso di uscite. Infatti, due calciatori sono, anzi tre, sono sul piede di partenza. Uno è Monterisi, in difesa, che è l'unico che ha trovato poco spazio fino a questo momento. Difensore classe 2001 che arriva dal Lecce, potrebbe quindi essere terminato il prestito con il Lecce, prevede il fatto che la difesa ormai è collaudata, ormai è quella. Sono i cinque, i calciatori che girano sono quei cinque lì, Fazio, Martinelli, Scognamillo, De Santis, i Gatti. Ecco. Diciamo che Monterisi non trova spazio, qualche presenza in Coppa Italia l'ha fatta, ma poco e nulla, potrebbe quindi essere rimandato al mittente, cioè al Lecce. E non mi dispiacerebbe neanche perché alla fine ha trovato poco spazio, un giocatore che non è che ha dato chissà che alla causa, poiché mai chiamato in causa proprio. Un altro giocatore in uscita è Cinelli, Cinelli che ha fatto molto male in questo inizio di stagione, ci si aspettava tantissimo di più da parte sua, un giocatore che ha fatto molte presenze in B, perno del Vicenza. Un giocatore con certe caratteristiche che noi abbiamo utilizzato per poterlo mettere in regia, anche se non ha convinto particolarmente, anzi, ci ha messo tantissimo per entrare in condizione. Quando è entrato in condizione, il problema era che non stava bene di testa. Poi il problema è la partita sfortunata, ragazzi. Cinelli non è mai entrato in condizione fino a questo momento, e non ce lo si, il, in una squadra come il Catanzaro che punta alla vittoria del campionato. Non se lo può permettere. Se il giocatore non è convinto del progetto, non lo era ed è arrivato un po' poco convinto, che se ne vada. La porta è quella, ne troviamo un altro, non c'è problema. L'importante è avere giocatori che a Catanzaro, così come tutte le altre piazze calabresi, vogliono mangiarsi il campo. Per cui, se Cinelli non ha mai voluto questo, o comunque non è mai riuscito a trasmetterci queste sensazioni, la porta è quella. Si può trovare qualcun altro, non è indispensabile, anche perché siamo andati avanti fino adesso senza di lui. E
Certo che ovviamente Catanzaro adesso deve andare a puntare sul regista vero, un regista vero sul mercato, anche per sostituire Cinelli che sembrerebbe essere in partenza, ma anche dovesse rimanere Cinelli, serve un regista vero a Catanzaro, al di là di Cinelli in o Cinelli out. Un altro giocatore che invece mi dispiacerebbe andasse via e che secondo me faremmo l'errore di Tascone, quindi non facciamo, no, io ve lo giuro, non facciamo l'errore che abbiamo fatto con Tascone, per favore, si parla del Monopoli su Risolo. Per favore, noto, ascoltami, so che non mi ascolterai mai, non mi interessa, io te lo dico lo stesso. Non facciamo l'errore che abbiamo fatto con Tascone, adesso Tascone è il miglior centrocampista della Serie C. Tascone che era nostro 2 anni fa, io non facevo ancora video purtroppo, però io lo vi con Grassadoni, ragazzi, il Tascone è l'unico decente con Grassadoni, in quel periodo veramente buio per la squadra, era Tascone, l'unico decente. Siamo andati a mandarlo via. Io non, ancora non mi capisco di come abbiamo potuto mandare via un giocatore delle qualità di Tascone, che poi dato mi sembra Caserta. Adesso a Torre del Greco sta facendo benissimo, miglior centrocampista di Regione C. Ma perché abbiamo veramente uno spreco incredibile? Non facciamo lo stesso errore con Risolo. Risolo è un giocatore su cui bisogna puntare. È giovane. Mi sembra sia un 2000 Risolo. Adesso ve lo vado anche a dire. Risolo è giovane comunque. E anche se fosse un 85, è un 96, non è giovanissimo, però comunque è giovane. Anche Tascone è un 96 se per quello. E non cediamo Risolo, teniamocelo, è un giocatore su cui si può puntare, bisogna dargli fiducia. Ha delle buone caratteristiche sia di palleggio che di recupero palla. Non è un fenomeno, per carità. È un giocatore che fa il suo, che può fare il suo, che in una squadra come la nostra ci sta bene. In una rosa come la nostra che deve essere lunga, ci sta bene. Teniamocelo, non facciamo l'errore che abbiamo fatto con Tascone, per favore. Perché sono sicuro che adesso Risolo lo mandiamo via, perché Monopoli è interessato. E col Monopoli fa il devasto Risolo. O comunque tra qualche anno fa il devasto. Ma non perché, cioè, magari Risolo a Catanzaro non ha fatto bene fino a questo momento, che non ha fatto benissimo. Quest'anno non ha fatto benissimo Risolo. È un giocatore che ha le potenzialità, ma anche adesso, ma di far bene, ma teniamocelo, ha le qualità per stare a Catanzaro. Non mandiamo via giocatori così perché, boh, per anche la piazza che dice, la piazza non bisogna sentirla perché i tifosi sono lì per un motivo. Se non sono in dirigenza, i tifosi sono lì per un, cioè, ci sarà un motivo. Il discorso è che certe dinamiche i tifosi non le possono capire. Ecco, ma neanche io le posso capire, però io sto facendo un discorso generale, adesso questo non c'entra. Risolo va tenuto, è un giocatore che ha le qualità per stare a Catanzaro. Teniamocelo. Qual è il problema? Perché bisogna cederlo per forza? Mandiamo via, ma piuttosto, ma Cinelli, ma gettalo nella spazzatura Cinelli. C'è il bidone della spazzatura qua a fianco, lo gettiamo lì Cinelli, con tutto il rispetto, Lo gettiamo lì, ma Risolo, cioè, teniamocelo. L'unico che terrei Risolo. Ma ovviamente Werner, Welbeck, ma Risolo va tenuto. Non vorrei fare lo stesso errore che abbiamo fatto con Tascone, che poi ci mangiamo i gomiti perché era nostro. Ed era l'unico decente che avevamo, cazzo, ma nessuno se n'è accorto, Dio santo. Veramente, boh, adesso mi girano anche i coglioni, figa. E l'ultima notizia, e qui chiudiamo, è il possibile arrivo di Di Massimo. Allora, io non ho capito perché non è arrivato fin da subito. Cioè, Di Massimo che con Calabro ha fatto benissimo. Il più importante della scorsa, cioè il giocatore che ha fatto meglio l'anno scorso. Io non ho capito perché non l'abbia ripreso, onestamente. Per riprenderlo a gennaio poi, con un altro allenatore, con Vivarini, che magari non si trova neanche bene con Vivarini Di Massimo. Di Massimo andava preso a giugno, in estate, con un allenatore che era Calabro, con cui aveva fatto benissimo. In questo ruolo che Calabro definisce mezzala di squilibrio, aveva fatto benissimo. Perché non l'abbiamo preso prima? Adesso dobbiamo ritornarci. Per carità, un giocatore che ha qualità incredibili, un giocatore che a Catanzaro ha fatto cose straordinarie. Un giocatore che potenzialmente, se dà continuità di rendimento e di prestazioni, è da Serie B, perché le qualità per fare la B ce le ha. Se dà continuità, se fa prestazioni una dopo l'altra buone, la Serie B la fa tranquillamente, ma tranquillamente proprio, le qualità ce l'ha per farle. Solo che un suo problema è stato un po' la discontinuità. L'anno scorso è arrivato quasi doppia cifra col Catanzaro, un giocatore che io mi prenderei subito, però l'incognita è con Vivarini può rendere. Tanto quanto ha fatto con Calabro, non lo so, perché poi ho paura che torna Di Massimo, fa schifo e tutti dicono: ma Di Massimo è scarso. Eh sì, ma vabbè, comunque lasciamo stare perché sennò apriamo una parentesi che non voglio aprire. Quindi, queste sono le notizie. E speriamo che il mercato possa essere,
proficuo per tutte e già, pur essendo comunque non ancora aperto il mercato, escono fuori notizie importanti che dimostrano che le squadre calabresi comunque stanno un po' muovendo e questo è l'importante. Io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi!